invece, visto che la discussione potrebbe continuare infinitamente, ma direi che possiamo stare, insomma, possiamo contenerla, l'altra cosa che volevo chiederti questa dimensione appunto molto concreta che si avvicina invece a tutta una parte estremamente spirituale, che è quella che poi ti importa al suo segno, al suo sguardo, alle caverne, agli spiriti, eccetera, mi porta a chiederti un po', io sono una persona molto concreta invece, a partire invece da questo strumento, perché quando tu racconti questo strumento, che lì definisci suonare i pensieri, insomma, mi piacerebbe che tu raccontassi, insomma, perché sono i pensieri e, insomma, questa forma e questo, cioè, che cosa ti ha portato a questo strumento, come è fatto, perché ti sono i pensieri. Perché sono i pensieri sta proprio alla base della funzionalità dello strumento stesso. In Italia è chiamato scacciapensieri, e ci ho riflettuto su questo nome. In realtà, più che scacciare i pensieri, secondo me ordina i pensieri, nel senso che lo strumento appoggiato sui denti e le vibrazioni dello strumento sui denti vanno a finire direttamente sulla scatola cranica e quindi provocano un piacevole massaggio al cervello. E questo significa che suonando questo strumento magari puoi rilassarti, ti invita alla meditazione e quindi... Bravissimo Diego! Grazie, ciao, a presto. E quindi insomma lo strumento massaggiando il cervello attraverso le vibrazioni aiuta a ordinare le idee, in qualche modo rilassa, quindi per questo diventa uno strumento poi meditativo. Ecco, questa è secondo me la funzionalità che mi interessa di più dello strumento. Poi ovviamente ha anche dei fascini musicali interessanti, quindi è divertente suonarlo, è un sintetizzatore tascabile che consiglio a tutti di portare in tasca perché magari quando si è in compagnia suonarlo in gruppo 3-4 persone fa passare dei pomeriggi sensazionali senza cercare di mettere a posto i pensieri, ma suonando e basta, è comunque divertente. Ultima cosa prima di farti suonare un pezzo, perché tutti aspettano che tu suoni un pezzo col marranzano. Tu dici, no, tu mi hai detto, no, io non voglio più fare un film, che stress, no, ma che ansia. Però questo film ti sta portando, e questo è bello raccontarlo, a girare un casino. Prima tu nel film dici, beh, non è vero che sto girando tanto, alla fine stai in un paese piccolo, invece, cioè, negli ultimi 2 mesi sei passato dalla Germania alla Yakuza, poi sei andato a Toronto, e poi sei andato a New York, domani all'alba parti per Tel Aviv, ti sei fatto tutti i paesi dell'Emilia microscopici a presentare il film. E quindi io, insomma, ti ricordavo e dicevo, ma guarda quante cose ti fa incontrare questo film. E se tu devi dire, visto che questa è una tappa dentro un percorso, cioè che cosa ti stanno dando le persone che stanno guardando questo film? Che cosa ti restituisce? Perché delle cose anche che ti hanno detto in questi micro paesi dell'Emilia dove ci sono cinema da 40 persone, insomma, quando guardano la Yakuza succedono delle cose interessanti. Sì, a me la cosa che mi fa piacere è quella di aver regalato la visione di un mondo che prima era inesistente nei nostri pensieri, o almeno nella maggior parte di noi, nel senso che forse quella è proprio la funzione di un regista, soprattutto di documentari, quello di mostrare al mondo qualcosa che non si conosce, di far scoprire delle cose nuove. E questo sembra che stia capitando. La cosa bella è che ogni tanto viene qualcuno, mi abbraccia e mi dice: ero in paranoia, adesso sono più contento. Qualcuno dice: credo più in me stesso, perché alla fine la storia di uno sfigato come tanti che ha creduto in qualcosa di insignificante, che poi l'ha portato molto lontano. Quindi è questo quello che mi piacerebbe lasciare al pubblico, un incoraggiamento a credere anche nelle minime cazzate che magari non sono così piccole, ecco, come la Iacuzia, che sembra un posto inesistente, invece è immenso, grande quanto la Iacuzia, grande quanto tutta l'Europa, che in pochi conoscono, però in realtà c'è tanto da scoprire. Ecco, spero che sia arrivata anche
questo messaggio di positività, anche perché io sono poi un tipo anche abbastanza paranoico, a volte anche triste. Questo film mi ha regalato soprattutto coraggio a me stesso, ed è quello che vorrei regalare a chi guarda il film. Grazie. Io prima di fare un regalo vorrei che foste voi a fare un regalo a una persona, e si tratta di Nicolai, la persona che è nel film. Prima di fare un regalo io a voi vorrei che voi faceste, si dice così, un regalo a Nicolai, che è il signore che alla fine mi incoraggia nel film, dicendo: no, guardate, guarda che a volte i ferri possono essere rotti sin dalla nascita. Mi fa quel discorso molto incoraggiante. E lui adesso è molto malato, è in fin di vita. E sua figlia mi ha chiesto se gli potessi regalare un video, e vorrei farlo con voi, se vi fa piacere. Lui nel film mi dice: Bardi beat, che significa come on, come on. È facile da dire bar di beat. Quindi adesso io dico una cosina, poi volto la camera su di voi, e se avete voglia, chi ha voglia di farlo lo faccia, chi non ha voglia stia tranquillamente in silenzio. Magari se potete dire Nicolai, bar di beat. Se la prima volta non va bene, facciamo la seconda. Hi Nicolai, I'm Diego from Milan. I hope you are better and better every day. And now there are some special friends with me, and they want to say something to you. Nicolai! Non buttate il biglietto, perché faremo tante estrazioni, anzi una la facciamo così, sì. Senza estrarre il biglietto. Allora il risico ha visto il film, gli è piaciuto e ci ha voluto mangiare un po' di cose che dobbiamo regalare. Io a caso lancio adesso due magliettine e poi estraiamo qualche altra cosa. Ce n'è anche un'altra.